Ciao a tutti, oggi siamo in Piemonte, nella provincia del Verbano Cusiossola, siamo sul lago d'Orta e abbiamo fatto una bellissima passeggiata da Omegna all'Alpe Mastrolini. È una camminata tra mamme perché con me c'è Ilaria. Ciao. Con il piccolo Elia. Leone è al nido, ma c'è la piccola con noi, quindi siamo comunque in compagnia. Ma partiamo dall'inizio e buona visione! Noi abbiamo posteggiato in un piccolo posteggino in Via Nobili, gratuito, e adesso stiamo proseguendo su strada asfaltata in salita. Si sale già decisi. I cartelli indicano per escursionisti esperti, ma è il tratto di sentiero oltre l'Alpe Mastrolini verso Muttarone. Lungo il percorso, oltre a gnomi e filastrocche, troverete delle pecorelle. È bellissimo perché ci sono proprio i cartelli dove hai visto la pecora. E questa è una, per farvi vedere cosa dovete cercare. Ci sono dei tratti su roccetta dove bisogna fare attenzione, soprattutto in caso avesse piovuto da poco. E proseguiamo. C'è Vertical che va su così o Mastrolino? Dove andiamo? Direi Mastrolino. Adesso vengo a vedere. Si supera la cascata e inizia a sentire degli gnomi. Ci saranno diversi gnomi e filastrocche. Guarda che roba! Bisogna fare attenzione perché ci sono un po' di scaloni con i legni scivolosi e anche tanti sassi abbastanza scivolosi, quindi mettere bene i piedi. Si prosegue fino ad arrivare a un bivio, adesso andiamo a sinistra per andare a vedere le panchine giganti. Miseria, che bello! No, ma che blu! Guarda! Oggi giornata più limpida non potevo. Dopo poco più di un chilometro siamo arrivati a un balcone panoramico con due panchine, una più piccola, seggiolino dei bambini, dove ci sono delle filastrocche di Gianni Rodari, bellissimo, e una appena più grande, cioè appena dietro, no, non appena, appena dietro, ma più grande per gli adulti. E che vista! Gianni Rodari è nato a Omegna nel 1920, ha sempre mantenuto un forte legame con la città e a lui sono dedicate molte iniziative e luoghi cittadini. Dopo pausa alle panchine siamo pronte a ripartire, si ritorna nel bosco, si sta benissimo all'ombra perché al sole fa caldo.
adesso dobbiamo riprendere il ritmo. E dopo poco più di 1,5 km siamo arrivati all'Alpe. Adesso vi facciamo vedere cosa c'è. Il terribile cappuccetto rosso. C'era una volta un povero lupacchiotto che portava la nonna la cena in un fagotto. E in mezzo al bosco, dove è più fosco, incampò nel terribile cappuccetto rosso. Armato di trombone come il brigante Gasparone, quel che successe poi, indovinatelo voi. È sempre di Gianni Rodari. Buongiorno, qua siamo proprio in relax. Questo è il punto di ristoro oggi chiuso, Alpe Mastrolini. Quest'Alpe è favolosa, a parte c'è il punto di ristoro, un bagno, tantissimi giochi, una vista fantastica e poi andremo anche sulla casa, sull'albero. Impressioni? È bellissimo. Elia, hai qualcosa da dire? No, non rilascio dichiarazioni. Abbiamo già parlato tantissimo alle caprette. Ecco, ecco. Bello? Bello. Adesso faremo pausa pranzo. Ci siamo fermate per pausa pranzo, dove c'è una panchina e tavolo e panchine, ma abbiamo compagnia. Adesso vediamo come mangeremo. Si vede? Vero? Ci sono. Allora, siamo dovute tornare indietro nel bosco perché le capre continuavano a seguirci per mangiare. Adesso stiamo anche parlando piano, si sentono i campanacci in lontananza, speriamo che non ci vedano. Poi torniamo su. Mamma, che ansia! Fuga dalle capre. Abbiamo mangiato quasi tutto e poi sono arrivate. Cioè, mamma, sono arrivate. Ragazze, basta. Alla carica proprio, basta. Cioè. Santo cielo! I vandali! Non si può vivere così, però. Thank you.
Neanche lo scivolo riusciamo. Pronte a ripartire, abbiamo caricato d'acqua qua alla fontana le nostre borracce e adesso inizia la discesa. Il sentiero è lo stesso dell'andata. E dopo circa 3 km siamo tornati alla macchina, è stato un giro proprio bello. Sì. Bellissimo, davvero. Neanche troppo impegnativo, dai. Grazie. Giusto. Della compagnia. Grazie e a voi. E complimenti, perché insomma... E Elia si è divertito tantissimo. Sì, quindi per i bimbi e le famiglie super sì. Approvato. Occhio alle capre. Esatto. Alla prossima. Ciao. Ciao.